Ragazze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio mostrarvi gli acquisti che ho fatto da Primark e da Maison du Monde. Non sono tantissime cose, ho preso giusto qualcosina da Maison du Monde e praticamente ho preso quasi tutti i choker da Primark, e quindi ho pensato insomma di mostrarvi gli acquisti di questi ultimi giorni e direi subito di partire con Maison du Monde. La primissima cosa che ho preso è stato questo... come chiamarlo? Questa cornice fotografica, diciamo, ci sono tre cornici dove mettere all'interno le foto e pensavo di andare a inserire le foto dei nostri viaggi che ho fatto io con Ste, magari una a New York, una a Miami e magari una di Londra, e posizionare qua nella mia camera. Ancora non so bene dove posizionarlo perché ho tantissime cose, però sapete che mi piace cambiare, che mi piace variare. E quindi ci devo ancora trovare il posticino, però la trovo veramente molto carina. È di questi colori pastello, questo azzurro color carta da zucchero, e poi ci sono i cactus, lo trovo veramente molto molto carino. Costava un pochettino perché l'ho pagato 19,99-20 euro. Lo trovo veramente molto molto bello e non vedo l'ora di andare ad aggiungere le mie foto. A me questi colori pastello, colori leggeri, magari abbinati anche al color legno, mi piace molto, mi piace questo stile, ormai lo sapete, e da Maison du Monde trovo sempre qualcosa che mi piace veramente. Tutte le collezioni di Maison du Monde mi piacciono sempre molto. Le cose che ho acquistato, tutte le cose che ho preso da Maison du Monde facevano parte della collezione Urban Garden, che tra tutte è sicuramente la mia preferita. Quindi primo acquistino è stato questo, penso di metterlo o sulla cassettiera oppure sulla mensola, questa qua dietro, dove prima c'era la scrivania, però ancora devo valutare. Poi ho preso questo vaso, che lo trovo veramente bellissimo. La pianta è finta, così come i sassolini e la sabbia all'interno, però sembra praticamente una pianta vera. Cioè, non so, mi dà l'impressione veramente di una piantina vera. È molto molto leggero. Mi piace anche il dettaglio del vaso bianco con questa lavorazione geometrica. Questo l'ho pagato parecchio, costava 27 euro, 26,99. Credo che sia l'articolo più costoso che io abbia mai acquistato da Maison du Monde. Comunque l'ho visto ancora un mesetto fa, alla fine non l'avevo acquistato, l'ho rivisto stavolta ed era l'ultimo, quindi ho deciso alla fine di prenderlo. Queste sono tutte cosine che poi andranno a finire nella casa nuova quando io e Ste andremo a vivere insieme. Quando mi capita di andare nei negozi, specialmente da Maison du Monde, e c'è qualcosa che mi piace, io l'acquisto, la utilizzo comunque intanto nella mia stanza, magari qua sparsa anche per casa, e poi però sono tutte cose che ho in mente di portare nella casa nuova. Questo vaso veramente, ragazzi, mi piace tantissimo, forse tra tutte le cose che ho preso è quella che mi piace di più, veramente molto molto deliziosa. Poi un'altra cosa che mi piace molto, e anche questa ce l'avevo in mente di acquistarla da un bel po' di tempo, e sto parlando di questa cornice in oro rosa, ovviamente. Questa l'ho pagata 16,99. Io la chiamo cornice, ma in realtà non è proprio una cornice. È questo quadro con tutte queste forme sempre nordiche, in stile scandinavo, con tutte queste mollettine dove c'è la possibilità insomma di andare ad appendere dei post-it, delle foto. E questo ho intenzione di metterlo dietro, in questo angolo dove c'è la scrivania, appenderlo in questo modo e andare ad aggiungere, magari scattare delle foto, stampare delle foto in stile polaroid, e poi andare ad appenderle su questa griglia, che trovo veramente fatta molto molto bene. Ci sono all'interno già alcune mollettine con alcune decorazioni, però visto che non erano tantissime ho preso anche sempre da Maison du Monde altre mollettine, anche queste rose gold oro rosa. Qua ce ne sono all'interno 6, qua ce n'erano 2, 4, 6, quindi 12 foto ci staranno su questa griglia. Si deve appendere in verticale in questo modo, e non vedo l'ora adesso di sistemarla e appenderla al muro, anche perché avendo cambiato un po' la disposizione dei mobili mi era rimasto proprio il buco, due buchi nel muro, quando all'epoca avevo la toeletta qua dell'IKEA, sopra c'erano le lampade, quindi sono rimasti i buchi, quindi sicuramente li riutilizzerò, li riciclerò per questa cornice, che tra l'altro fa anche tantissimo da decorazione, la trovo veramente molto molto bella. Era da un po' di tempo che avevo intenzione di acquistarla, però alla fine tra una cosa e l'altra non l'avevo mai presa e stavolta mi sono decisa. E da Maison du Monde ho finito, adesso passiamo a Primark. Solitamente quando vado da Primark acquisto soltanto o prodotti
trucchi per struccare il viso, pennelli, dischetti di cotone, matite, penne, di cose di cartoleria, accessori, gioielli, ma non prendo mai vestiti perché non mi convincono, lo trovo di scarsa qualità, non c'è mai niente che mi piace quando vado in negozio e quindi alla fine non prendo mai mai niente di vestiti. Comunque, pesco random e vediamo un po' cosa ho acquistato. Ho preso, stavolta ho voluto provare a prendere queste dischette di cotone, ma veramente sono veramente giganti rispetto agli altri, i classici di questa dimensione. Ho però provato a prendere questi che sono veramente enormi per struccare il viso e gli occhi con queste, con questi dischetti di cotone, mi trovo veramente benissimo. Ho voluto provare ad acquistare la versione grande, costano pochissimo, 2 euro, ce ne sono all'interno veramente tanti. Vediamo se è scritto 100 dischetti di cotone. Mi trovo bene con quelli piccolini, quindi sicuramente saranno veramente ottimi anche questi, perché cambia soltanto la grandezza in sostanza. Poi ho preso questo set, ci sono all'interno, vediamo se riesco a aprirlo, ci sono all'interno 4 ciotoline e 4 cucchiai fatti a forma di cono gelato, e in realtà nascono proprio da utilizzare come contenitori per il gelato. Sono in plastica, vediamo se riesco ad aprirlo, sì, sono in plastica dura, e hanno proprio la forma e il disegno del cono gelato. All'interno ci sono anche i cucchiaini, fatti in questo modo, c'è un cucchiaino viola, uno rosa, uno giallo e uno verde. In realtà questi ho deciso di acquistarli perché voglio riprovare a fare il fluffy slime. Sotto nei commenti dedicati a quel video mi avete consigliato di utilizzare, di provare anche a realizzare il fluffy slime con il Dixan, la schiuma da barba e la colla. Conoscevo già questa ricetta, però ho provato a farne un'altra, però sono veramente molto curiosa di provare anche questa, che mi avete detto che è molto più semplice e molto più veloce. E quindi ho pensato di utilizzare questo contenitore per andare a realizzare il mio fluffy slime, e sicuramente in uno dei prossimi video arriverà questa nuova ricetta, diciamo, provo insieme a voi a realizzare il fluffy slime con la schiuma da barba, il Dixan e la colla. E quindi mi sembrava carina questa confezione, anche perché questo vasettino, anche perché comunque non mi va di utilizzare contenitori da cucina, perché comunque alla fine si parla sempre di colla, di detersivo, e direi che non è proprio il massimo utilizzare prodotti da cucina. E quindi ho trovato questi da Primark, costavano poco, li ho pagati 3,50 euro, e quindi sicuramente una confezione, questo vasettino lo utilizzerò per quello scopo, e magari gli altri, perché no, da utilizzare con il gelato, perché comunque sono veramente molto molto carini, sono super instagrammabili, per scattare anche qualche foto su Instagram. Sono oggettini che ogni tanto mi piace acquistare così per sfizio, molto carino. Poi ho preso queste 2 fascette per i capelli, erano vendute insieme, queste le ho pagate 3 euro. Una è rosa con il fiocchettino, le classiche col fiocchettino qua in alto. Una rosa invece, questa è con lo sfondo blu e ci sono tutti dei fiorellini lilla, azzurri, bianchi. Anche queste mi piacciono molto, mi piace utilizzarle quando mi devo struccare, quando mi devo truccare, e perché no, a volte anche per uscire magari d'estate. Queste qua sono molto carine anche in spiaggia per prendere il sole, per spostare tutti i capelli dal viso. Poi ho preso questo cuoricino con tutte queste roselline bianche. Le roselline sono in carta, costava poco, l'ho pagato 2 euro. Questo lo trovo molto carino da appendere o al pomello dell'armadio, magari anche alla porta, semplicissimo però carino. Poi ho preso questa cornice, che ho intenzione in realtà di lasciare così con questa scritta. La cornice è oro rosa, e infatti l'ho presa perché volevo abbinarla alla griglia che vi ho fatto vedere prima di Maison du Monde. E la trovo bella, mi piace la scritta, mi piace il font, quindi sì, probabilmente la terrò così. In realtà nasce come cornice dove puoi inserire una foto personale, però non mi dispiace neanche così, adesso valuto. Questa costava 3 euro. A me piacciono sempre molto le cose da casa di Primark, perché c'è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Spesso e volentieri acquisto prodotti, articoli da casa, d'arredamento da Primark, e mi ci trovo sempre molto molto bene. Poi i prezzi veramente sono super low cost, 3 euro per una cornice così secondo me è veramente poco. Da Maison du Monde una cornice del genere costerebbe sicuramente almeno 10 euro. Poi ho preso una candela, l'ennesima candela, tra l'altro quella che sta bruciando adesso dietro è sempre di Primark, l'avevo pagata se non sbaglio 3 euro, un po' come questa,
e c'è un profumo nella stanza buonissimo. Quella candela era il profumo di lamponi e vaniglia. Presente, non è forte come una Jewel Candle, come una Yankee Candle, però comunque si sente per il prezzo, poi si sente veramente, si percepisce insomma il profumo. E quindi ho voluto provare ad acquistare anche questa al profumo di anguria. A me piace un sacco l'anguria, mi piace l'anguria proprio come frutto, ma mi piace anche l'anguria come sapone per le mani o per il corpo. E quindi appena ho sentito questa candela ho detto no, devo assolutamente acquistarla. Esce un profumo di anguria pazzesco, il profumo soltanto da spenta si sente tantissimo, quindi spero che anche una volta accesa il profumo si senta abbastanza, perché veramente super super intenso, ricorda, cioè è proprio anguria, anguria allo stato puro. E anche questa l'ho pagata 3 euro, c'era anche la versione ananas, però l'ho trovata più delicata e non mi piaceva molto, ma l'anguria è veramente buonissima. E adesso però arriviamo ai choker, ne ho presi un bel po', ho preso 4 confezioni, magari poi vi faccio vedere più da vicino i vari choker, perché comunque per ogni confezione, per ogni pacchettino ce ne sono almeno 3. Parto da questo, allora tutti quelli da 3 costano 4 euro, mentre invece questo che ne ha di più perché sono 2, 4, sono 5, costano 5 euro. Allora, il primo che ho preso è questo, ma ce n'erano tantissimi altri. Questo, allora, ce ne sono 2 con la catenella dorata, uno così molto molto fine, questo con il ciondolino a forma di cerchio, e poi c'è questo che mi piace molto, principalmente ho preso questo set per questo choker centrale effetto jeans, cioè mi piace molto, sono veramente molto molto bello. Poi anche questi 3 mi sono piaciuti molto con i glitter, ce n'è uno tutto glitterato bianco, uno glitterato dorato e uno glitterato rosa, anche questi non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarli, piacciono a me, piacciono a mia sorella, poi per il prezzo che hanno ho deciso di prenderne un bel po'. Poi ho preso questo set, il primo è fatto a forma di treccina, treccina rose gold, anche questo lo trovo veramente molto bello. Questo centrale sinceramente non mi fa impazzire, però mi piacevano gli altri 2, quindi ho deciso di prenderlo lo stesso, questo centrale con le perline, e l'ultimo invece ha tutti questi dadini, sempre oro rosa. E l'ultimo set è questo da 5, ce n'è uno grande abbastanza largo bianco, effetto diciamo effetto pizzo lavorato, poi c'è questo con i 3 cerchietti e la doppia catenella dorata, anche questo nero mi piace molto con i fiorellini bucherellati, questo è effetto velluto, poi c'è questo che ha tutte le palline dorate, anche questo mi piace molto, e poi c'è questo doppio bianco sempre in corda e poi ha qualche pepite, diciamo qualche strass dorato. Mi piacciono veramente tutti tantissimo e non vedo l'ora adesso di indossarli, di utilizzarli. E basta, questi sono stati tutti gli acquisti che ho fatto praticamente l'altro giorno. Non sono tantissime cose, non ho guardato niente ultimamente per quanto riguarda i vestiti. Sono stata brava, ultimamente sono brava perché sto entrando da Zara, da Bershka, guardo ma non compro niente. Sono veramente molto molto brava. E basta, quindi spero che il video vi sia piaciuto, di avervi lo stesso tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!